Salve a tutti ragazzi e bentornati su WarPC Ita. Oggi siamo di nuovo qui con Resident Evil 0. Continueremo appunto dove abbiamo lasciato l'ultima volta, sempre in compagnia del mio collaboratore Mario. Mario, buonasera. Buonasera ragazzi e buonasera bro. Continueremo subito ragazzi dove abbiamo lasciato l'ultima volta. Aspettate che accendo il controller che mi stavo dimenticando. E riprenderemo, abbiamo fatto già un bel po', vero Mario? Ti ricordi? Quindi partiremo direttamente da lì, dobbiamo lasciato l'ultima volta e speriamo di andare avanti senza troppi problemi. Allora, carichiamo da dove abbiamo lasciato. E ragazzi, ricordo, questo Resident Evil è abbastanza enigmatico. Poi abbiamo due giocatori che dobbiamo condurre insieme, insomma, nella storia, che a volte possono essere utili, ma delle volte sono un po' anche d'impiccio, no ma? Sì. Ok, allora, eravamo qui e siamo in modalità squadra, che lei ci segue, quindi. Allora Mario, ti faccio vedere al volo l'inventario, così. Aspetta. Ok. Allora, abbiamo il fucile, con la donna. Okay. Ok, scendete tutte e due nel lato centrale. Ma devo posare qualcosa qui? Sì, va bene. Signore, sì. Sì, signore, scendi. No, no, lascio qualcosa, dico? No, no, qua no, scendi giù. Ok. Tutti qua scendete giù tutte e due. Scendiamo giù in che senso? No, qua. Ah, dall'altra parte, ok. Aspetta, all'atrio aspetta, la porta centrale e poi scendiamo, ok. Sì. Perché sta storia che dobbiamo lasciare le armi a me è errore. Purtroppo ragazzi, vi ricordo che questo Resident Evil, qui avevamo fatto la bilancia. No, lo so che lascio così, era solo per dire che non siamo riusciti a metterle bilanciati e quindi non è andata avanti. Ok, scendiamo giù. Alzi ancora giù. Ok. Qua a destra, qua dove ti trovi mo, lascia, pigliami l'inventario di tutte e due. Allora, mi lasci la scheda, che poi non è una scheda. È un dischetto, è una diapositiva. Allora, abbandona. Poi. E l'inchiostro. Allora, ragazzi, vi ricordo che questo Resident Evil non butta la roba. Cioè, nel senso, la poggia ma rimane lì, quindi la possiamo sempre riprendere. Lo dico per chi non lo sapesse, perché non è che stiamo buttando le cose che poi non le ritroviamo più. Le ritroviamo qui direttamente. No, vai da lei e lascia il fucile. Aspetta che... No, potevi fare direttamente, bro. Aspetta, ancora non è che sono tanto pratico. Non ci vado là. Questo non riesco a capire. Aspetta, famo direttamente, famo prima entrare dentro a diventa lei. Allora, questo è lei. Che devo lasciare? Il fucile. Direttamente il fucile, così proprio... No, ho sbagliato. Allora, abbandona. Poi? Anche questo. Anche i colpi, no? No, i colpi no. No. Mettigli in mano le pistole a tutte e due. Equipaggia, lui già ce l'ha equipaggiata. Ok. E esce da questa schermata. Ok, andiamo allora. Vai con lui. Con lui. Eccomi. Ok. Lascio lei qua o me la porto dietro? No, deve venire con te. Deve venire. Arriviamo su. Non salire. No, non devi salire. No, stava a vedere un attimo che c'ha la linea, mi segnava un attimo rosso, quindi stava per... Qua? Apri qua un attimo per vedere se abbiamo lasciato roba qui dentro e poi saliamo su. Qui c'è stato un cristiano morto. Qua siamo nella cucina, ti ricordi? Che qua ancora non ti fa aprire perché ti serve la chiave. Faccio vedere la mappa un attimo. Vabbè, non c'è problemi. È già blu e quindi non c'è niente. Puoi uscire, bro. Vati. Di qua o ritorniamo indietro? No, di dietro. Qua. Torniamo indietro, ok. Sì, signore. Sali la prima e te ne vai a destra.
Perché noi l'abbiamo già sbloccata la porta. Sì. Appena sali, qua che ti dà, ma... infatti, no, stavo a vedere, sì. È l'inchiostro, è un inchiostro con le piantine, sta vicino alla macchina da scrivere, vedi? Allora, okay. Salgo? Sì, signore, sali, vai a destra. Ok, di nuovo a destra. Verso, questa qui? Entra qua, sì. Entra questa qua. Piccola, ok. Sì. Mo, però, ascoltami, ma... Sì. In questa stanza qua dovrebbe essere il fucile, quello esplosivo. Ecco, benissimo, con lui ti prendi il fucile. Come dobbiamo pure le munizioni, ovviamente, che stanno qua più avanti qua. Ok, se no, ok, presumo che ci sia un mostrone enorme. C'è un mille piedi gigantesco. Allora, me lo devo mettere o no? O aspetto? Sì, sì. Dobbiamo mettere. Ancora non ti serve. Ancora non ti serve. Vabbè, lo metto dopo quando esce fuori. Sì, equipaggio la pistola, perché se ti esce qualche zombie, magari. Beh, è normale. Vediamo di fare danni. Vado qua? Piglia la mappa. Qua ci dovremmo pure entrare, perché è tutto. Sì, infatti è tutto aperto. Ancora no. Ancora non ci a parte che non so se c'è, no, ma non so se ci va, ci posso provare, ma non mi apre. È chiusa, vedi? La porta è decorata da un simbolo dell'acqua. Se non c'è la chiave, non apre. Ok, esce da questa stanza. Ok. E sale le scale. Mm-hmm. Ok, bro. Mo dobbiamo andare dove ci sono quelle manopole. A sinistra dovrebbe essere, a sinistra. A sinistra di qua. Sì, signor, sì, signor. Ecco, vedi là. A lei gli ok. A lei adesso gli dici aspetta qua. I'll check it out. Ok. Tu muovi la leva. Questa? Sì, dovrebbe essere questa. E prenditi subito quel fucile. Prenditi subito quel fucile. Quale fucile? Torna con lei? No, con lui. Ma se lui sta attaccato alla catena? Lui mi sta a tenere il dispositivo alzato, vedi? Ok, scendi con lei. Ah, allora faccio... Scusa, faccio cambio. Io faccio fa lei, no, e vado con lui. Non ce la fa lei a farlo. Ah, ok, non ce la fa. Dove stiamo che mi ha aperto... Qua mi ha aperto. No, c'è una scaletta. A questo bordo qua dove sei andato adesso c'è una scaletta. No, vedo. E continua a scendere giù. Ah, ecco. Ok. E vedi che ci deve essere un oggetto per terra. Una chiave. Chiave dell'istituto. Ottimo. Ecco. Gulo. Lo piglia subito un fucile speciale, ecco. Non ce l'ha lei, eh? No, lei viene rapita. No. Perché non lo sapevo. Prendi subito il fucile. Sì. Lo mettiamo al volo. E gli do un paio di schioppettate con quello. Lo devi uccidere. Sì. Che muovo un quadro un attimo. Bravo, sempre con l'inquadratura che avevo. Oh, mortacci. Quandino. Ah, sci tua. No! Aspetta, carico. Credo perché non mi ricarica il volo. Cosa che l'ho fatto? Sì. Ecco.
Mo l'ho liberato. Stai bene? Sì, grazie. No, okay. Controllo in questa stanza. Aspetta, aspetta che mi rimetta la pistoletta. Ok. Mi sa che sto mezzo moribondo, mi sbaglio. Mi dice attenzione. Vabbè, appena viene una piantina me la mangio, dai. No, ce ne andiamo a prendere. Controlla per bene qui dentro, bro. La canna giù a vedere perché. No, 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 sempre qui dentro, senza scendere, senza scendere ancora. Senza scendere, dove c'è il mostro stesso. Ma sul mostro qua mi ha dato niente, ma. Ci siamo presi la chiave. Sì, infatti giunge se può andare. La chiave ce l'abbiamo, stiamo a posto, credo, No, prova ad aprire questa stanza. Questa? Questa mi sa che è aperta già. È aperta, ci siamo già stati. Ok, vai là. Poi c'è sta una piantina, poi. Una cosa verde. Punto ti dico, vai là. Ora solo per capire, adesso fanno dei tali oggetti. Cazzo, sto qua. Vabbè, andiamo qua. Pigliati l'erba qua. Sì. Ah, perché non ho fatto usa, mannaggia. Ok. Ok, vai in quell'altra stanza. Questa? Sì. Qua dobbiamo fare l'orologio. Dobbiamo cercare la lancetta. Sì, mi ricordo che l'altra volta che abbiamo visto l'orologio ma mancava la lancetta. C'è anche uno spray, non è che sta qua, no? Qua deve guardare, no, dove era prima? No, qua, bro. Sì, qua. Sì, lo so, qua dice la lancetta, ma non ce l'abbiamo, che ci guarda fa? C'è se bella lancetta qua. Andiamo con la chiave, scusa, ci abbiamo la chiave, dobbiamo sicuramente sbloccare qualche porta, qualcosa. Intanto piglia il suo spray. No, nella mappa qua ti dice che è rimasto qualcosa. No, è azzurro, è fatta. Blu. Ok. Quindi esco. Qua? No, scendi giù qua, ritorna. Qua ritorno indietro. Devo ritornare indietro, me ne danno. Esamina quella chiave che ti ha dato. Che diceva là? Che ci serviva aspetta, una chiave. La chiave c'ha lei, aspetta. Ce l'ha lei. Quindi metto un attimo a lei. E esamino. Sì, la chiave è con l'acqua, se non sbaglio, diceva, vero? Esamina. Disegno di raffigurante il fuoco, quindi apre solo le porte con il fuoco. Ok. Vabbè, posso andare pure con lei, non è che. Qua c'è una fontana, non è mai fa qualcosa qua, no? Di qua ci siamo andati, ma? Sì. Ah, c'è sta il barcone. Vai di nuovo là. C'era qualcosa che lampeggiava, vedi? Sotto. Dove? Sotto. Vabbè, sì, ma quello per andarci è là, come ci andiamo? Sicuramente è un pezzo da utilizzare, ma là non ci si può andare. Ti va di sotto, bro. Ah, qua c'è stava la cassa. Allora, ritorno indietro, Mo devo andare. No, ma devo andare a fare le porte dove si apre con sta cosa, con sta chiave. Mo te faccio vedere quelle rosse. Allora, intanto ce ne sta già una qua in fondo. Dritto dritto lì in fondo. Che potrebbe essere pure quella che apre. Potrebbe aprire pure quella di porta, insomma. No, questa non aprirà mai. Questa la apre dopo. Dopo che abbiamo fatto l'orologio, si apriranno tutte queste porte. Apposta. Dico, quindi questa non è. Quindi dobbiamo. Sì, ciao. Ciao cuore, mappa. Dobbiamo uscire da qua. Dobbiamo fare scale. Dove usciva da qua, ma lo ricordi? Ah, vai avanti. Ah, quell'arte. Come... Sì. Oh. Dove cazzo sei, scio?
Vai qua e gira a destra. Qua è chiuso, ma. Ok, vai indietro e gira a sinistra allora. No, indietro, indietro. Indietro e gira a sinistra. Qua, qua vedi le scale dove sono? Ancora più avanti, ancora più avanti. Sempre a sinistra. Ah, ah, qua, qua, mi stai rincoglioni. Ma c'è pure il problema del controller che a seconda dell'inquadratura. A me quello mi frega le inquadrature, ma perché se no. Allora, qui, siccome siamo al secondo piano, abbiamo quella porta dentro a questa stanza. C'è una porta rossa, vedi? Che ci porta dall'altra parte. Però che simbolo c'aveva l'acqua? Quella che abbiamo preso dove stava il fucile, quello. Che diceva? Era l'acqua? Se no possiamo entrare nell'atrio, cioè abbiamo un altro stanzino rosso più avanti, la porta chiusa. Forse che lì apre. Facciamocele tutte, bro. Allora, aspetta, vado più avanti. Prova questa porta qua prima. Aspetta, ma questa, no, questa porta qui mi porta dove sta il fucile, dove stava il fucile quello potente che abbiamo preso. Però c'era una porta che era chiusa. Ora faccio vedere dove devo provare, ma devo provare questa rossa sotto, vedi? Ok. Non mi ricordo se è questa. Sì, questa qua. La porta è chiusa, ma non sembra esserci alcuna serratura. Allora, questa non si può fare. È inciso l'immagine di un orologio. Ok, questa si aprirà con l'orologio, allora. Quindi questa si apre con l'orologio. Okay. Allora possiamo andare a vedere o quella grossa rossa dentro di sta sala cinematografica lì, dove c'è stata tipo una mezza specie di teatro, là, che roba è. O lì... Però ci servono tutte e due. Se dobbiamo trovare la seconda scheda e dobbiamo entrare là. Mario, l'obiettivo è capire sta chiave quale porta apre. Ok, andiamo a girare queste porte rosse, va. Infatti quello sto a fare, quindi mo devo andare nell'atrio centrale. Andiamo a vedere là vicino al parco, cioè deve essere una porta. E non so se quella c'ha la mania, non c'ha la mania, se si apre da sola, com'è. Dove sta? Aspetta, di qua, di là. Ecco, qua in fondo, vedi, c'è sta il corridoietto qua la porta. Ah, è sempre quelle spade, ok, quindi qua niente. No, ma ce n'è un'altra porta però, eh. Ma quella è aperta questa, Mario. Ce n'è pure un'altra. Che poi dall'altro va bene pure perché andiamo a vedere... Sì. Una ci siamo entrati. Questa piccola ci porta al corridoio dove ci siamo stati, dove in effetti ci stanno altre due porte rosse. Quindi va bene entrare qua. Vediamo se è questa. No, questa non ancora più dritta, sì, sì. E poi aspetta un attimo, qua dice che dall'altra parte c'è un corridoio. Ah, no, non c'è sta la porta, sta... Ok, mi sta a confondere, ok. A dritto. Questa? Hai usato la chiave del... Ah, eccola. Hai usato la chiave del fuoco, vedi? Quindi abbiamo fatto bene a venire qui, vedi? Ok, mappa. Ho aperto questo corridoietto. E sotto c'è stata, ad esempio, un'altra piccola porticina rossa. Che potrebbe essere sempre aperta con questo fuoco, diciamo, no? Credo che ha fatto una musica diversa. Non vorrei che... No, non credo. Questa foto mostra un ponte in costruzione. Ah, ok, ok. Questa foto raffigura un anziano ricercatore immerso nei suoi... Mo che giri a destra, questo si sposta. Spostalo fino a un certo punto, perché dobbiamo fare come Resident Evil 1. Un altro pochino. Un altro pochino. Ok, basta. Gira di dietro, salici di sopra, salici di sopra. Ah, ok. Mo spingilo a sinistra, scendi di qua. Ah, ok. Scendi. Accendi sta luce, ma. Aspetta. Accendi la luce. Un altro po'. Sì, mo metto più avanti. Bisogna salire, penso, su quel coso, su quel... Ah, là ci stanno dei proiettili. Tanto vado a prendere quelli. Ah, ci stanno oggetto là sopra, ok. Allora, questi mi porto, tanto non l'ho posati. Vedi, leggiamo... che sopra qua. Sì, ho visto.
Allora, risaliamo su e raccogliamo quell'oggetto che si vede qui. Dava. Oh, che cazzo fai? Scendi. O devo andare più avanti? Mi sa che devo andare più spostato il lama. Devo spostarlo di più. Ah, dai, io. Devo spingerlo. Guarda un po', mica si leva, proprio un coglione questo, mi tocca spingere da sé. Oh, ma mica si leva! Un attimo di pazienza. Ok, no, troppo. Prova a salire. Girati verso di là. Oh, che sta un centimetro, cazzo. Secondo me mi tocca spostare più avanti, allora. Poco poco. Sì, ma se non si leva lui da dietro? Ok, Vedi? basta. No, 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 non è Basta, una questione che gli devo stare sotto perfetto. Ti avvicina più verso il camino. Capito? Fammi levare questo, una di coglioni qua che si è messo in mezzo, sto stupido. Cosa rimette qua, oh? Aspetta. No, mo lo prova a prenderlo tu con quello. famo. Ah, dici che è piatto, lui ci riesce. No, ma questo no, stiamo distanti, capito? Ci stanno qui 20 centimetri di distanza e non lo via. Mi devo avvicinare di più con l'armadia e col coso, con il tavolino, come te posso dire? Quindi lo devo riportare là, Sì, spingerlo. basta. E riscende da qua. Mamma mia, però è macchinoso sta roba. No, Ok, ancora un un altro altro po' che non ci pochetto. E fermo. dai. Non lo spinge più, però. Sto a tenere premuto, non me lo spegne, evidentemente è il massimo. Poi si c'è messo lei in mezzo, voglio. Mannaggia, Crero. E mo la levo perché non è possibile. Oh, vuoi spingere sto Vai. Portatela cazzo di cose? dietro, portatela È per dietro. forza, eh sì. Ci penso io, vai. Levati, uomo. Oh, Basta. mo ci dovrebbe andare sopra, no? Che cazzo. Sembra esserci qualcosa qui. Eccolo qua. Un ago di È ferro. l'orologio. È l'orologio. Ah, è una lancetta, ok. Si No, passa? questo qua. No. Ma che c'è? Cazzo. Si passa qua? No. Vai, andiamoci. Ma non si muove sto coglione, va. No, no, via, via. Ok, quindi abbiamo la lancetta. Però Andiamo a mo. mettere la Sì, lancetta, però dai. io a ripassare indietro. Mi farei sta stanzetta a vedere qua dentro. E qua c'è una stanza chiusa, quindi potrebbe Allora, pure aprirla con la chiave di fuoco. attendo, Magari poi sì, ci ma dice. attendo. Ma attendo che siamo solo con le pistole, E vabbè. È chiusa. eh. Chi ce Prova l'ha? a chiamare. Chi ha la chiave? Chi ce l'ha? Aspetta, eh. C'ho io, quindi in caso mi avrebbe aperto. Mi dice solo che è chiuso e basta, non mi dice perché. Ok, dobbiamo È ricaricare chiuso, è chi... l'accendino, dai. Dobbiamo ricaricare l'accendino, Ah, allora. ok. Allora, amori, andiamo all'orologio. Andiamo all'orologio, dobbiamo ritornare qua. E poi dobbiamo andare al Avanti, avanti. centro. No, di qua, no, di qua, no, di qua. No, 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 no. Destra, sinistra. Sì, devo andare in fondo qua. No, 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 no. no, no, parte opposto. Deve cominciare in coglioni già questo coso. Sì. A destra. A questa porta qua. Era qua o sopra? No. Sopra. No, sopra. Allora, sopra c'era il mostro. Era per forza per qua allora.
Ora ci andiamo a vedere, così vediamo. Non mi sembra che l'orologio qua. Stava qua dentro. No, qua non c'è, apre. Non è qua, ma. Vedete che c'è una porta da sbloccare però qua, eh. Lo so, ma questo c'è un altro simbolo, eh. Dell'acqua. Questo è dell'acqua. Quelle rosse sono del fuoco. Dobbiamo salire e andare all'orologio. In quella porta piccola, come entri devi girare a destra. Sì. Quella laggiù. Sì. E poi ci aprirà altre porte. Visto che abbiamo, mettiamo la lancetta. Come fai l'orologio? Ti sblocca tutte le porte dove ci sono, sì, le armature con le spade. Quelle dove dice che manca, che si è, c'è sta la forma dell'orologio lì. Andiamo subito agli ingranaggi. Ok, mettiamo la lancetta. Usa. Modo, prova a fare 3 meno un quarto. Sì, sposta la lancetta. Ore. No, troppo. Beh. Minuti. A sinistra. Non succede nulla. Accetta, muoviamo del ore. Non succede nulla. Lancetta. 10 minuti. Sei sicuro, ma che era. Se non era da quello. Non succede nulla. Se non mettiamo l'ora esatta qua. Guarda nell'inventario. Aspetta. File. Vice direttore. Costante. Telefonata. Vediamo se parla dell'orologio qua. No. File 3. Non c'è sta un cazzo. File 1. Manuale giocatore. Istruzioni, ordini investigativi. Questi di freni. Mi sembra di avere roba dell'orologio qua. E qua. Finito. Questa roba di quando stavamo sul treno. No. Famo altre porte prove. Fai 10 e un quarto allora. Vediamo. Allora, fai 10 e un quarto, mi conviene che sposto quella delle ore. Vanno a sinistra. Dieci, portiamo quella dei minuti a destra. Ok, siamo ai 10:15 come dice Mario. Non succede nulla. Porca puttana. Questo è 10:15 io, eh. 10:15. 8:15. Le ore. Allora, mandiamo verso sinistra.
Così sei 9 e così sei 8. E mo fai ok. Oh, Mosi. Mo t'ha sbloccato la porticina piccola. E questa qua. Quella sopra. Tanto me, lui me ne fa vedere, ma io mi ricordo solo quella centrale, arte me ne ricordo. Sto senza pistola in mano. Equipaggio. Torniamo indietro. Mo sicuramente sbucheranno mostre da tutti i pizzi, sicuro. Vedi con le erbe a che punto stiamo, ma... No, stiamo bene. Io a sto punto me la prenderei un'erba verde. Dici, da eh? Usare, da prendere e mettere. Sì, da tenetela, dici. Non c'è? Sì. Ottimo, ottimo. Magari la lasciamo nell'atrio centrale, capito? Sì. Perché lui c'ha la bomboletta. Sì, lui c'ha uno spray, ragazzotto. Andiamo giù. Allora, io mi ricordo quella dell'atrio centrale, ma non mi ricordo quell'altra che ha fatto vedendo sta. Qua c'era quella con l'acqua. Le porta che si apriva, quindi... Allora, quella che ha aperto dovrebbe essere da ste parti. È questa. Attento, bro, attento. Stavo zombie. E sta un altro. Oh, what is? Proiettili. Guarda sul camino. Eccolo. Sembra che questo fuoco sia stato acceso poco fa. Ah, schedina sta qua. Ottimo. Microfilm B. Ottimo. No, guardate l'inventario di lei. Passa a lui direttamente, perché qua sei pieno, capito? Sei pieno pure là. Sì, mi sono preso le piantine. Okay, vabbè, la piantina la posso pure lasciare in caso, se in serve. No. Prendimi quel foglio che è sul tavolo. Foglio che è sul tavolo. Un verso di una poesia. La luna si inchina alla terra. La terra giura fedeltà al sole. Ed è... l'eterna legge del sole che governa sull'universo. In questo è questo il fulcro di ogni cosa, il cammino verso la gloria. Le nostre braccia unite non potrebbero aprire le porte del paradiso. Sì. Questo dovrebbe essere un enigma per far aprire quei due oggetti da bilancia, secondo me. Qua non c'è più nulla. Allora, qua non c'è più... no. Dobbiamo capire qual è l'altra porta... che ci ha sbloccato. È un corridoio. Se tu prendi la mappa, aspetta un attimo, ma lui ci apriva quello che dove stanno quelli l'arcieri con e fa co... Ok, ci dovrebbe aprire quella stanza, quella grossa in fondo lì dentro a quell'atrio. Prendiamo le altre mappe però, bro. Altre, allora c'è sta... io mi ricordo che stanno alcune stanze dove sono chiuse con, come si dice, con le cose incrociate lì, con le lance. Però quella lì non dice dell'orologio. Invece altri no, dice proprio, cioè, invece altri c'è scritto questo, c'è sta un simbolo dell'orologio. Ok, vai all'altra mappa. Questa è il piano sotto, seminterrato credo. Questo è il primo piano, questo è il secondo. Allora, fa una cosa. Scendi giù. Scendi, esci da sta mappa. Scendi giù, lascia la piantina e prenditi l'altra scheda. Ma la ritroviamo. Allora, intanto me levo la cosa.
abbandono. L'altra scheda a posto di questa, questa abbandono, che faccio? No, 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 ci servono tutte e due le schede, mo. Ah, ok. Mo cerca la scheda. Ecco, la dovrebbe stare vicino. Aspetta, eh. Se... Eccola. Ok. Vai in questa porta qua dove sei già direzionato. Questa? Sì. Oh. Attenzione. E me devo sbrigare. Tu torna, ma. Vedi la mappa. Questa è aperta. Oh, vai in quella stanza gialla, vedi? Quella in fondo, in fondo. Signor. Eh? Sì. Che cazzo. Pestale, pestale. Questa adesso è aperta. Che prima non apriva. Sì, l'ha aperta adesso. Ok, attendo qua, Stanno i mostri. Avanza piano piano. Questa spara lui. Fatti fuori tutti quanti. Sono morti, stavo solo a vedere. No, no, ci deve essere qualcun altro. Pigliate questi colpi, da. Eh sì. E metti queste due positive dietro di te. Ancora avanti, ancora avanti. Come dice, un proiettore, nulla per il momento. Forse qua devo mettere. No, bro, no, no, bro. No. Vai ancora avanti, gira a destra. Ah, qua, ok. Sì. Una e due. Inserisci. E mo? C'è una scritta sul lato superiore delle foto dei sedili. Okay. Sul lato superiore delle foto dei sedili. Questi numeri che c'è? Ascoltami. In altro ore 12 dobbiamo andare in altro ore 12 su questa foto. Tu guarda la foto. In altro ore 12 tra l'1 e il 2 dobbiamo andare là. Poi dobbiamo andare, siccome sono banchi tipo banchi di scuola, no? Ci faranno qualche conferenza qua, ci dirà con uno lo posizioni per esempio su D e l'altro lo posizioni su 1. Ma che ci devo posizionare? I due personaggi ti darà, dopo che siamo andati là, ti dirà dove dobbiamo piazzare i due personaggi. Ma sta foto, io, sta foto io la posso andare a rivedere dopo? Eh sì, te la dice là direttamente. Vabbè, esco, che devo fare? X, sì, esco. Qua. Sì. A posto. E i dischetti li abbiamo fatti. Ah, mi ha dato un altro disco. Eh certo, devi mettere sto disco, mo. Adesso? No, prendilo. Ah, no, ho detto no, cazzo. Speriamo che morirà, se no sono fallito. Ecco, morirà, penso. Eh sì. Ok, ti ha messo la foto. A e B. Hai preso l'immagine e il microfono. Ok, questo riservia. Andiamosene. Esci da sta porta. Hanno i piattoloni. Pestale, pestale. Ah. Controllavo l'energia, questi mi si succhiano il sangue. Eh sì. No, sto bene. Ma lui è venuto. Aspetta. Ah, vai con lui. Digli cooperativa oppure squadra. Bene. Ma gli avevo già detto perché veniva dietro, è rimasto lì. Let's go! Ok. Dove andiamo?
dobbiamo andare nella stanza. È sopra, bro. Dovrebbe essere sopra. Ma questa rossa grossa che vedo qua al centro? E questa te la apre dopo. Questa te porta fuori. Prova. No, 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 io so dove devo andare, ho capito. Devo andare di sopra. Nella stanza dove c'è sta una mezza specie di teatro. Non mi ricordo se sta qua dietro. Dietro a questa, qua mi pare, vediamo. Sì. Ma che inserisci il disco, ti dice la posizione che deve mettere i due personaggi. Ok. Adesso completiamo il sistema di sblocco attivato. Inserire il codice di accesso 2D. Io ci metto codice di accesso 2D. Non c'è alcun dispositivo di immissione nei paraggi. Ok, scendete giù tutte e due. No, pigliati la foto. 2D devo fa. Fermati, fermati qua. No, fermati qua. You stay here. Ok. Piglia la foto nell'archivio. E dobbiamo cercare 2D. 2D. Dove stanno oggetti? Nel file 2, nel file 2. Ecco. Immaginami. 2 e D. Quindi 2. Un personaggio lo metti dove c'è. Ah, una D e un'altra 2. Ah, ok. 1 a 2 e 1 a D. Ok. Non dovrebbe essere difficile ricordarselo. Allora, 1 a qua. E aspetta un attimo che faccio solo. No, gli basta che faccio stay qui. Come on. Ok. Non devo fare come on, gli devo dire stay qui. I'll go. Ok. Aspetta che lui lo manno più avanti. Uno qua. In alto dovrebbe essere al contrario. De qua? No, all'altro, all'alto. Qua, questo qua. Dovrebbe essere questo qua. Ah, devo prendere. Devo premere una volta con lui. E allora non è questo. Controlla bene la foto. No, senza muovere. Forse è più qua, ma. Vedi, ha fatto qualcosa. Mo premi a lei. A lui, mo devi fare veloce, devi fare veloce. Cambia. Ciao. Ma se metta la squadra e famo insieme, no? Aspetta, ma può essere che mi sta a sbagliare, magari inutile se sappiamo così, aspetta un attimo, eh. Allora, il palco sta lì. Il 2 sta all'ultimo, il primo banco a destra. E D sta all'ultimo banco a sinistra. Quindi qua la donna devo sta dentro. Aspetta, eh. Ok, donna colò. La donna io devo stare dentro e ci sto. Ok, con lui devo stare all'ultimo. Non riesco a capire. E sto bene. No, devo stare. Sì, sto qua, sto bene. Aspetta, se famo la squadra. Eri già là. No, perché famo insieme, capito? No. Non veni qua, porca troia. No, fai solo. I'll go. Devo sbrigare con lui a farlo. Mo ha fatto. Ok. Ok.
E mo ci apre queste qua. Perfetto. No, io direi di salvare però, eh. E beh. Mo scendi giù e ti vai a prendere. Ma da salva subito, ma sta qua. Ce l'hai l'inchiostro in mano perché Ma mi sa che sta qua da qualche parte. Dovrebbe. Ma ce l'hai l'inchiostro nell'archivio, ma è inutile che vai a. Ma mi sa che l'abbiamo lasciato qua per terra, Mario. Non mi ricordo. No, questo è un coltello. Perché non ci avevamo lasciato l'inchiostro qua? Questo? Che è? Sempre il coltello. Quell'altro che cazzo è? Tutti i coltelli. Ah, sono due coltelli. Abbiamo l'inchiostro nessuno dei due? Beh dai, scendi, bro. No. Donna con lei, poi dall'altro. Vado con lei per inchiostro. A parte che sta padaggio sta giù, quindi che cazzo mica devo ritornare. No, dobbiamo tornare perché qua adesso ci ha sbloccato le porte. Ok, vabbè, andiamo un attimo giù che ci mettiamo, dai. Da qua sotto. No, prenditi quello là che è sul tavolo, sulla. No, per terra, questo qua. Sì, questo qua sta qua. Ok. E salviamo. No, tutte le porte che hai sbloccato con le armature sono libere. Eh sì. A questo punto, fammi vedere l'inventario. Allora, Mario, tra virgolette, mi sono ricordato una cosa, che quelle grosse sono tutte, quasi tutte, quelle lì con... come si dice, quei lanci le porte, quindi quelle grosse rosse sono quelle dove ci stavano le lance. Vedi, mo sono diventate gialle, prima ce le dava rosse, mo ce le dava già gialle sulla mappa. E una tra l'altro sta dentro al teatro dove abbiamo sbloccato col file e dove possiamo andare, e quindi possiamo andare già adesso. E un'altra sta più su, al terzo piano, vedi che c'è stato quel cerchio lì. Sì. Quindi io direi di andare al teatro prima. Però aspetta, prima di andare, pigliami l'inventario loro per vedere quello che abbiamo in mano. Perché stiamo viaggiando con pistola, capito? Sì. Quindi lascia l'inchiostro e ti pigli il fucile. Eh sì, per forza. E ancora c'è un altro fucile da andare a prendere, eh. Sì. Mamma. Lui lascia questo fucile grosso che c'hai. Aspetta. E ci andiamo a prendere l'altro fucile. Che ci dobbiamo ricordare dove cavolo era. Una parola. No, fai così, sali su e andiamo a sinistra. Andiamo dentro dove siamo andati. Se non erro è là il fucile. Non andiamo qua nella stanza che c'è aperta adesso. No, non volevo... no. Con la pistola, con il maschio, capito? Andiamo a recuperare il fucile, entra qua. Era su un divano, se non erro. Allora, possiamo vedere comunque dove, aspetta, eh. Cioè, se vado nella mappa, mo non mi ricordo bene come. Allora, per vedere l'elenco di oggetti nascosti, li possiamo vedere così. Però non in questo piano. In questo. Allora. Qua c'è il rampino e l'erba rossa. No, ma questo qua è giù proprio. Aspetta, forse è qui. Eccolo. Eccolo. Al primo piano, tutto a destra. Ok, togli questo. E al fianco che c'è? Una tanica anche. Quindi Mario, dobbiamo andare al primo piano, non su. Dobbiamo andare al primo piano, tornare indietro e andare giù in fondo lì. Vabbè, andiamo al primo piano intanto. Quindi ritorniamo indietro. Ci stavamo praticamente, bastava solo andare verso destra. Tante volte uno non sfrutta il fatto che ci fa vedere gli oggetti, però quando ti servono da prendere è comodo.
Primo piano qua verso dove sta la macchina da scrivere qua. E poi andiamo a vedere. Oh, che stanno zio. Vedi se ti apre adesso la porta. Allora, domanda tutto in fondo. Aspetta, bro, vedi se adesso te la apre la cucina. Ah, questa qua, sì. Potrebbe. Ne sta un altro? Dove sta? E l'ha puntato pure lei, quindi c'è. È qua che ce deve aprire, sì. Ah, lui no, no, non ce l'ha la chiave, deve andare con lei. Gettarla via, ok, si è liberato pure uno spazio. Ottimo. Carica sa pistola. Ciao. Qua siamo dentro alla cucina. Ecco, prendi questo qua. Combinalo con l'accendino. Prendi. Devo dare a lui però. No, ce l'hai pure tu l'accendino se non sbaglio. No, no, ce l'hai a lui. Allora, scambia. Mettilo qua direttamente, ok. Io lo faccio, lo combino con lui. Adesso entro dentro lui. E lo vado a combinare. Con l'accendino, vabbè. Ecco, e l'accendino è carico. Ok. Mi rimetto lei. Con lui. Come si è rimesso lei un attimo? Perfetto. Io posso scambiare pure quando sto a vedere l'inventario, capito? Qua c'è una piantina, qua che c'è? Possibile aprirlo? Vabbè, piantina non c'è, c'è sta una bottiglia rossa qua, ma serve? No, per fare le molotov, bro. Per fare le molotov con i bidoni di benzina, ti ricordo. Ok, ok. Qua? Ah no, si rigira, ok, posso, usciamo. Prendi la mappa, prima, vedi se è verde. Sì, intanto muovo subito. Sì, a posto. Poi dobbiamo andare giù a prendere il fucile. Però là, nella stanza che siamo stati prima, ti dà una luce blu. Quella bottiglia che abbiamo lasciato, sì. Aspetta, mo te la faccio vedere. Eccola, vedi. Ok. Mo andiamo in quell'altra stanza. Aspetta, mi stavo impicciando. Levate. Qua. Va. Andiamo c'è un'abbia al fucile. Lo faccio via a lui, ovviamente. Ah, qua mi pare, no? Eccolo. Sì, sì. I colpi ce l'ha lui per questo? Ti puoi scambiare, puoi caricare i colpi. Ah, sono gli stessi? Quando... No, ce l'ha, ce l'ha. No, non ce l'ha lui. Allora, no, però ci stanno sette colpi, cioè, quindi non è poco. Non ti serve, ma... Quindi va bene, non dire che mi sto a occupare slot. Sì. Ok, a posto. Non andiamo indietro, quindi qua a posto. Vediamo un attimo la mappa. No. Quindi dovremmo andare a fare poi le porte che ci ha sbloccato. Quindi bisogna risalire. Andato stava quel teatro e andare a fare quella porta che ci ha aperto là. Ok. Chissà se saliamo di qua direttamente, se ci porta. Senza andare a fare tutto il giro. Qua c'è una scala. Aspetta, arrivi la mappa. Ma questa ti porta fuori, mi pare, eh. Proviamo a vedere dove ci porta. Non me lo ricordo quando ci porta, sinceramente. Proviamo a vedere. Se riusciamo a tagliare. Io me. Parlo, diciamo. Sì. O magari c'è stava qualche porta che. Ok. No, che cazzo gli ho detto. Vai in boy. Sì, facciamo prima, vedi. Vieni. Ok.
Le piantine se ci servono ci stanno. Qua ci dovrebbe essere un'altra porta. Ecco, questa è aperta. E questa ci serve. Perché noi torniamo qua e stiamo dove stavamo prima, no? Quindi questa qui la dobbiamo aprire. Allora, pigliate il giro. Ci mettono un attimo, mettono. Ok. E qua ci sono quei morti speciali. Guarda. Uno è morto. La mappa per vedere se qua è sbloccato. Ingrandisci, bro. No, questa qua ancora non l'abbiamo esplorata e quella certo. Neanche. Certo, dobbiamo fare. Tutte abbiamo questa. Facciamo prima questa, stiamo qua, poi. Colpi. Proiettile, bene. Una scacchiera. La partita pare essersi conclusa con uno scacco matto. Ah, meno male. Marmelago. Qui devono spostare le pedine? Ah, si, sì, mi fa spostare. Oh, vabbè, cazzo. Però, bro, spostati. Mo se sta avvelenato. Uscite dalla stanza, uscite. Ah, come sbagli te frega così. Avvelena. Quindi lì va fatto. Però mo da verde. Vediamo come sta lui. Velenoso. Mi sono avvelenato qua. Siamo avvelenati tutti e due. Prova a curarmi? Però ti servono tutte e due le piantine. Quindi? Prova a vedere se ti fa qua. Ti è magnato senza. Non ha sentito per niente. Mi ha fatto né calo né freddo, come si dice da noi. E quindi devi mettere la piantina rossa e piantina verde. Per forza, sennò mi muoro, mm-hmm. Che poi ce ne vanno quattro. Ce ne vogliono quattro, ma perché stanno avvelenati tutte e due. Mannaggia, arcrero. Mi manca pure sto veleno. Dove cazzo è più questi piantini, mo? Vediamo una vedica la mappa quando stanno. Sì. Aspetta, vediamo qua. Ma qua c'era qualcosa, però. Aspetta, abbiamo detto che lungo il percorso c'erano. Almeno una. Una per uno. Fatta da via lei. Ora ci mancano quelle rosse. Perché scendi di qua? Dove passo? Perché magari trovo qualche piantina rossa, ma pure, no? Mattacci sua. Magari qua l'ho lasciata? No. Ma no. Chi si immaginava che c'è una velena spostando la scacchiera? Oh. Dobbiamo lasciare 250.000 delle piantine, porco dinci. Dobbiamo combinare la rossa. Eh sì, sì, fare il mix. Tu nell'altro centrale. No, qua no, 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 no. Non sta a vedere, non è che c'è sta pure qua, no? No, 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 qua no. Qua no. Ok, quelle azzurre sono tutte. Giù nell'altro centrale dove c'è. Che bottiglie sono. Cantina verde. No, te stai a sbagliare, ma qua non ce ne sta una rossa. No. No, no, nell'atrio centrale. Aspetta un attimo, Passo a coltelli. Ci stanno solo i coltelli.
Per me stanno qua. Ecco la piantina rossa. E ce n'è solo una. E si trova sul piano. Tu scendi giù, t'ho detto. Tu scendi giù. Mamma, che lag che c'è. No, eccola qua, c'è una. Allora, la prima cosa di tutto, devi lasciare qualcosa. Sì, infatti, non me la fa piacere, no. Però Posso... spostati, sennò poi diventa un caos a prendere uno e l'altro. Vabbè, vedo, dai, tu. Ok, Ma intanto combina apro il mix. Non e pigliala direttamente. mi ha fatto un cazzo, ma. Potincio. Ho fatto un caso. E mo? E all'altro voglio prendere lo spray per vedere. Porca puttana, oh. Esci da qui. Vedi che abbiamo lasciato uno spray all'atrio centrale. Dove stanno i colpi? Qua. Beh, meno male che abbiamo salvato, dai. Sì, ho Ancora due capito. là. Vieni verso il monitor. No, perché mi Ok. stavo... Sì, vabbè, ma... Il discorso però che ci famo se... Scende la scala. Cioè che io Vai, mi... verso Ma lo sì, ho spray. capito che lo spray non gli fa niente. Me lo sono mangiato prima lo spray. Non mi ha fatto niente. Con tutto ciò il veleno. Porca troia. Oh. Ma sto coso personale, che fa, ma? Che ne so io. Usa. Non ne hai bisogno per il Combina. momento. Combina con che? Non è che devo fare la piantina. Aspetta un attimo. Mi piace la piantina da lui. Allora, cambia. Adesso combina. Non fa un cazzo. No, non si può combinare con qualcuno. Esamina per vedere che dirige. Ampolle. Ok. E a che Insieme a fa? strumenti usati per la preparazione di medicinali. Secondo me noi dobbiamo fare antidoto per veleno. Per me. Che non so come si fa. Se no ti tocca devi Ah, ma famo così, famo un fare altro salvataggio. no Secondo me. apri carica l'altro l'ultimo salvataggio bro Oh, ricarico. ti conviene tanto abbiamo salvato poco fa Allora esco e ricarico. sì abbiamo fatto poco fa il salvataggio Resident Porca zozza. Certo, se si Zero. avveleniamo siamo rovinati. Ah. Ma andiamo direttamente alla scacchiera. No, no, fermati, quindi. Vedi se si è avvelenato ancora. No, non credo. Ok, andiamo alla scacchiera. No, sto pensando di posare Lascia. l'inchiostro. Sì, lascialo negli occhi. Ok. Dobbiamo andare qua, no? Mi sembra di sì. E No, dobbiamo andare a fucile ancora noi, oh. Andiamo a dopo piano. lo prendiamo. Ma dopo lo prendiamo. Vediamo di risolvere prima sta cazzo di scacchiera. Tu ti ricordi che era qua o dall'altra parte, cioè tipo là Mi su sembra. dove stavo stanzone grosso a sinistra? Mi sembra che era qua, bro. Qua in fondo. Qua in fondo? A me mi sembra che era qua. Per me te sbagli. Qua c'è stava il fucile.
E noi avevamo preso il fucile e poi c'è stava la cucina che ci apre, qua ci apre la cucina, ma e piamo una tanichetta qua. Ti ricordi? E la facciamo dopo questo. Quindi non ci andiamo Facciamo qua. no, Ok. andiamo dove ti ricordi tu, là. Come ricordo io, è sopra. Abbiamo preso il fucile, mi sbaglio con lui. Abbiamo posato quello e siamo... No, ho detto una cazzata. Però devo piare il Posalo fucile, tu. quindi lo devo posare quello lì. A lui posalo e io poserei pure quelle bombe che hai creato. Aspetta, andiamo un attimo qua sotto. Che se lui si deve piare il fucile, lei si piare il fucile, no? Sì. Giusto? Lei si è mai fatto ripiare il fucile con lei? Allora, lei si piare il fucile con lui. Là, abbandona Abbandono il sto bazooka. bazooka, abbandona E abbandona pure quelle tre molotov. Ok. E siamo liberi qua. No, fa una cosa. Piglia la chiave di lei e mettila a lui, che almeno hai uno slot libero. Dice che ho sbagliato. Cambia. Ok, mo c'ha lui. Così lui, così Ok. stiamo liberi. Ok. Andiamo. E qui in fondo poi dopo ci porta a fare A sinistra. la parte a sinistra dove poi abbiamo incontrato la scacchiera. Ah, No, qua vai a sabotaggio tu. qua è salvataggio, sì, è la parte opposta. Come cavolo, giù. Ecco qui, a sinistra. Che stanno pure due zombie se non mi sbaglio. Oh, ma non c'è la pistola. Ma non spara a sto stronzo. Oh. I'll go. Yeah. This way. Ok. Ah, stanno sparando. Caricata la pistola. E andiamo dentro. E qua c'è sta la scacchiera, se non mi sbaglio. Questo più avanti. Ok. Oh, dovrebbe essere questa. Ok. Ah no, no, non le prendere ancora. Non le prendere ancora. Vai a visualizzare prima là, poi ritorni di nuovo dove sei adesso. Visualizza qua. Ok, esci. Esci, però mo ascoltami. Vai al centro. Prendi il birillo, quello bianco con il pallino. Vai verso... No, 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 devi andare al centro, verso là. Bianco il pallino, c'è solo questo, Mario. Ok, sì, spingilo avanti. Aspetta. Come regola va messo dietro a quest'altro bianco che è a destra. Ok, quindi devo spingere da là. L'ho attaccato? No. Aspetta, ma... Giù, diritto a questo? Fino alla fine? Allora, come prendi il bianco? Lo devi tirare dritto. Come prendi il bianco? Lo devi tirare. Babbo, aspetta, fermati qua un attimo, fammi ragionare. Prova a metterlo sul nero, il birillo bianco, quello col pallino, sul nero. Ancora più avanti lo devi portare. Mo sposto, mi tocca spostare questo. No, 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 no. Gira dove c'è lui, gira dove c'è lui. Vai ancora avanti. Ok, spingilo ancora. Spingilo ancora.
Ok. Ah, bastava così. Sì, vai a vedere che c'è da. Pensa un po'. Pensavo era così difficile, invece hai visto. Un libro del male. Sì. Aspetta, c'è qualcos'altro qui. 4 dicembre, ovviamente siamo riusciti, abbiamo creato un nuovo virus, abbiamo dato il nome di progenitore. 4 marzo. No. Non c'è nient'altro, ok. Vediamo così i colpi. Poi c'è qualcos'altro? Che cos'è questo? Un inchiostro? E qui? C'è? C'è qualcosa che assomiglia. Sono le altre bombe queste. Lo so, ma non so se può portare lui, perché lei è piena. Lui c'ha spazio. Esamina sto libro. Sì, aspetta. A volte... Giralo per aprirlo. All'altra ala. Ok, questa ci serve. È una papiale, okay. Però. Ok. Ok, chiudi qua. Abbiamo questa l'altra ala. Ok, perfetto. Cosa la... Ah, vabbè, te l'ha data apposta. No, ma data apposta. Allora. L'altra centrale. Sì, ammette l'ala a quell'altra statuina, così facciamo equilibrare le sì, bilanciamento, quello che sto. Volevo portarmi i colpi con lui, questi. E l'inchiostro. Così lo portiamo dell'anto che sta a fare qua. Sì. Tanto qua non ci veniamo più. Ok, quindi usciamo da qua. Ma attendo a quello che muove, No, io vado un attimo in bagno, arrivo subito. Ritorno nell'atrio io. Sì. Nell'atrio centrale. Sì. Io arrivo subito. Sì. Usciamo da qua. Posso portare oggetti, ma devo lavare un attimo una cosa. Abbandona un attimo questo. Ok, mo la combino. No, la chi ce l'ha? Lei. Devo posare pure questo. Abbandona, sì. Andiamo con lei. Cambia. Ok. Combina con lui. Perfetto. Usa. E mo? La tolgo è peggio però. Che ce lo mette? No, il libro è inutile, ce lo metto. Vabbè. Presumo che qui allora non ci vada quella bianca.
Oh, gli manca qualcosa a quella bianca. Manca sicuramente qualcosa da mettere a quella bianca, così che riesce a pareggiare il tutto. Vediamo un attimo quando arriva anche Mario. Ok, bro. Ce l'ho messa, l'ho abbinata e praticamente è andata più giù. E mo provo a scambiarle. Ah, scambiarle dici, eh? Aspetta, allora, aspetta un attimo, che devo volerne la roba perché qua sto pieno. No, qua, no, qua, no, qua. No, non lo mettere qua, bro. Appoggia un attimo qua, non ti preoccupare, ho fatto pure prima. Però non mi sa che ne posso scambiare, eh. Le mette lui. Oh, devi levarmi la cosa. Vedi, non me la fa proprio levare. E allora è piazzata bene, a provare a rimettere di nuovo quella là. È qua che gli manca qualcosa per pesare di più. Devo trovare qualcosa da abbinare qua a statuina che manda. Che fa pareggiare, come te posso dire? Ok, ora c'ho lo spazio per mettere il fucile. Quindi mo ci resta da andare a prendere il fucile con lui. E lo troviamo qui. Eh sì. E poi invece le stanze. Adesso c'è aperta anche la stanza panna fuori, Mario, eh? Vedi? È gialla, vedi, è aperta. Andiamo a vedere. Prima era rossa. Aspetta, dove si va? Di qua? No. No. Eccola. È una maglia metallica piuttosto solida, nonostante sia antica, non mostra alcun segno di deterioramento. Infatti l'ho posto. Nessun segnale di risposta. Sembra che non riceva corrente. C'è una batteria pure qua. Per far funzionare l'ascensore, che deve scendere qua. E ci porterà sopra. Aspetta, gira un attimo, gira un attimo. Ecco, vedi che c'è sta qua sopra? C'è qualcosa, ma da qui non può vedere bene. E noi l'abbiamo visto già, perché siamo andati su. E il discorso è come ci fa... Pensa che crollerà sta colonna per poterlo prendere, che ne so. Prova a ritornare di nuovo di qua. Continua bene. No, no. Vedi mo con la mappa che ti dice. Si vede solo un buio totale, dice. Ok. È così. Dai, c'è rimasto. Danna fa tutta qua zona a destra. E quel corridoietto lì dentro. Ah, ancora ci mancano una,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dove va questo piano? Sì, però devo accannappiare il fucile per lui, ma. Eh sì. Mo che entri dentro. Vedi dove è il fucile. Sì, l'abbiamo fatto prima, no? Mi ricordo. Non a destra, qua verso la macchina da scrivere. A me ad esempio dopo sa qualcosa con lui. Questa è lei, lui ce l'ha lo spazio. Però renditi conto che il fucile occupa due spazi, eh? Ma pure lei, eh? Vedi? Fa una cosa, lo spray, lascialo. Non puoi lasciare altri oggetti in questa stanza. Ce l'ho messi troppi. Allora, devo una sotto, aspetta. Vabbè, lo lascio qua, dai, da una parte. Non sono riuscito a piegare la testa. Allora, lascio qua uno spray, no? Ma in cucina ci dobbiamo andare di nuovo. Aspetta, ce ne sta un altro. Oh. E non ci siamo mannati. Ha liberato, mo ci ha liberato uno spazio perché no, sì, l'ho buttata, dice puoi gettarla, sì. Qua c'è sta la piantina rossa e c'è sta il liquido e ti carichi l'accendino e mi carico l'accendino così mi libero lo slot. Ok, poi ci andiamo a prendere il fucile. Questa piantina la porterei fuori. Dove la lasci? Lasciate fare l'entrata, passiamo. Lasciala vicino dove hai lasciato adesso lo spray, da. Sì, qua vicino, così almeno ci dovessimo ripassare. Dai, mo subito a portata. Dove cazzo sta l'entrata? Eccola. Lasciamo qua. Ok. Nappia. Il fucile. No, siccome abbiamo l'accendino. Allora. Siccome abbiamo l'accendino, bro. Io direi di salire di nuovo sopra. Dove diceva che quella candela era spenta. Ma tu ricordi dove sta qua la stanza? No, o è di qua? No, qua ti porta fuori e te poi da fuori rientriamo dentro. E dove c'era il mostro? No, aspetta, bro. Quando spazio c'hai libero? Let's split up. Roger. Aspetta, ho sbagliato. Come on. Roger. No, vabbè, le piantine le prendiamo dopo, va. Tanto le piantine le abbiamo giusto che serve da curarsi, ma è inutile se le portiamo in giro. No, ma anche perché è giù, non te le fa portare. Allora. Quella stanza. Ma? La mappa. C'è un'altra stanza da sbloccare. Un altro corridoietto che dovevamo fare, vedi che non l'abbiamo fatto. È dietro di te. Sì, mi tocca ritornare indietro, sì. È quella dove stanno quei piattolacce, penso. Questa abbiamo fatta. Ma che c'è? Camera da letto. Oh. Oh.
Ecco le piante blu che ti servivano per curarmi. Devo far mix blu. Wow, guarda quanta roba. Beh, ci stanno i spray. Abbiamo una piantina per una, portiamo fuori da qua, che dici, ma? Dovresti metterla in qualche... Avrebbe bisogno di un contenitore se vuoi trasportarlo. No, dice, sembra di essere una sostanza chimica. Avrebbe bisogno di un contenitore se vuoi trasportarlo. Vediamo un po' se io posso fare con lei questo. No. Cambia che. Ah, non vedi, posso cambiare. Te la metto così, no? Più bella. Cambiamo il costume, dai, sì. La vedi, no? Un po' meglio. Allora, se abbiamo una piantina per una, la portiamo là, da qualche parte, fuori? No, deve vedere prima a cosa serve, bro. Oh. Ma servirà a mischiarla per farla diventare utile per... prova a prendere quel contenitore. No, ma... secondo me non si tratta di piantare contenitore adesso. Mettere un apparecchio per mescolare, sì. Hai messo la sostanza verde nell'apparecchio per mescolare. E mo? Hai già la sostanza verde. Che sostanza verde c'ho, scusa? In questa borsa. Ma che? Eccola, eccola. Ma vedi, il contenitore è pieno di una sostanza chimica verde. E pigliati pure l'altro, bro. E quello sarà l'antidoto, penso. Adesso non può prendere l'erba blu? Non la posso portare. Vediamo che c'ho io. Ma scusa, a riposo, no? No, dalla a lui. Cambia. E ne faccio un'altra? No, dice già ce l'ho. In caso vieni qua e prepari antidoto. Allora lascio qua, no, scusa. Sì, cazzo, sì, me la porta, sì, qua. Sì, sì, pure a lui lasciala qua. Pure quella che c'ha lui. Ok. Ma vedi se nella borsetta piccolina c'è l'antidoto. Non vorrei che l'abbiamo tolta. Eccola. Mi dice usa, vedi? Ok. E se gli dico esamina, mi dice che è piena di una sostanza chimica verde, vedi? Se presume sia quello per l'antivirus. Mi dispiace, sicuro che no. Ma non posso farlo. Zitto tu. Ma partito... sei sicuro che qua non c'è più niente? Ma è partito Siri, scusa. Io vado un attimo a prendere le sigarette, però arrivo subito. Sì. No, qua è blu, quindi non c'è più niente. Allora, torniamo indietro. Aspetta. Io passo da qua, dove esco? Torno indietro, scendo le scale e mi trovo già lì. Quindi è meglio di qua. Andiamo in giro esterno. Prendiamo le scalette. Eccomi. Fucile l'abbiamo preso.
Vediamo dove siamo qui. Qui. Ma ancora gialle te le dalle porte. Sì, ma tocca a Salim, mi sono sbagliato, vedi. Pensavo che mi portasse qua, invece no, mi ha portato di sopra. Aspetta, dai. Vedi, io sto al primo piano, io devo andare al secondo per poter sbloccare quell'altro. Mi sono sbagliato, porca zozza. Ma niente, dai, da qua. Ero convinto che mi portasse sopra al piano 2, invece stavo al piano terra. Quindi bisogna salire. Salire e andare a destra. Presumo qui, vediamo. Sì. E speriamo che ci apre quella rossa là che è chiusa. Che se c'è la chiave dell'acqua. Ma se noi da sta scaletta, dove sta sotto sto corridoio? C'è una scaletta. Quando si scende, dove si va? Andiamo a vedere. Prima vai a vedere se te la apre, ma ci vuole quella dell'acqua, se non sbaglio qua. Sì, sì. Aspetta, okay, un attimo. Ok, aspetta, ok, aspetta, ok, sta andando bene. Senti un rumore strano. Chi c'era l'accendino? Ce l'ho ragazzotto lì, no? Ok, yes. Figlia l'accendino. Mi sente un rumore strano, ecco lì. Ecco. Un cazzo, un culo, aspetta. Qua non ci vengono. No. Era meglio col fucile, però. Ah, pensa, carica il volo da sola, vedi? Morti tutti? Perfetto. No, no, dalla parte opposta, bro. Dalla parte opposta di dove stai andando. E prendi lui. Ah, sì, lì, aspetta. E lui c'ha l'accendino. No, qua ancora non è l'accendino. No, dico vado con lui che c'ha l'accendino, così quando troviamo la stanza... Se serve... Oh... Come gli evi a lui un po' dei colpi, no? Ma è la stanza rotonda. Aspetta, stiamo qui, vediamo. Abbiamo mai fatta questa. E c'è una scala. Qua finisce. Scendiamo, andiamo a vedere dove si va. Qua si fa qualcosa? È carico con i proiettili. Sì. No, tanto carica Mario, carica il volo, non è il problema di caricare. Vai a vedere qua. C'è un messaggio inciso nel pannello di controllo. I tre principi fondamentali dell'Umbrella Corporation. Che dobbiamo sicuramente fare? Ci dobbiamo mettere qualche cosa qua dentro. I tre principi fondamentali dell'Umbrella Corporation e basta, non dice niente, ma sicuramente qua vanno inserite delle schede, qualcosa, non lo so. E sblocca poi qualcos'altro, quindi devo ritornare su. Andiamo qua a sto punto, che ci troviamo qui. È rossa, chissà se ce la fa aprire. Perché dall'altra parte come si fa? Qua è chiusa, vabbè, vediamo, questa non la apre, mi sa. Non sembra, eh? Non c'è proprio la serratura qui, quindi si aprirà dopo, quando abbiamo sbloccato quel mac ingegno. Facciamo il lato opposto, vediamo. Poi ci siamo venuti. Ah, è chiuso dagli scaffali, quindi ci si può proprio andare là. Ok, quindi qua niente. Dobbiamo ritornare indietro. Però dobbiamo riuscire ad accedere a queste stanze qui. Allora, ritorniamo indietro. Come facciamo a accedere a quelle stanze, Mario? Che abbiamo la chiave del fuoco, ma manca quella dell'acqua. Lo so. Qua non si può più scendere, giusto? No, quindi non abbiamo fatto più niente. Andiamo a fare quella cosa dell'accendino, Mario, dove ricarichi. Quella ci manca, non so se era qua. No, era dove c'era, se non sbaglio era dove c'era il mostro. Aspetta, vediamo, perché qua ci abbiamo fatto l'orologio, ma vorrei che pure qua c'era
No, dove c'è l'orologio non credo che era qua. No, eh? No. Qua si poteva vedere qualcosa che luccicava. Ah, vedi? Quella lì è una che va sotto, secondo me. Vedi, c'ha la forma un po' rotonda sulla punta? Dove? Se tu la guardi, quella che luccica, vedi, è fatta come il simbolo che abbiamo visto poco fa. Bravo, sì, bravo. Quindi c'è. Nell'orologio non ci vado, è inutile. C'è poco da farla. Foto, ricordi che non c'è qua dentro? No, basta che prendi la mappa e se te la dà blu. Ma quasi io ti faccio tutte le mappe, da tutte verdi, vedi? Mm-hmm. Tutte. Quindi tu va a capire dove sta. Andre, mo ci sei, Andre, gira. Non ci dovrebbe essere nulla. Penso pure io. Non c'è niente. La zona che abbiamo fatto. Quella ci serve, ce ne servono altre due. La chiave del fuoco c'ho ancora, perché se ce l'ho ancora significa che bisogna aprire ancora altre stanze. Vediamo un po'. Allora, la chiave non ce l'abbiamo più. Quindi bisogna trovare forza qualche altra chiave. E forza proprio. Prova ad andare al posto di qua. È chiuso. Al posto di qua, continua così. Ma qua ritorniamo dove stavamo prima, ora devo fare le scale, devo scendere, qua mi riporta il cerchio. Ci siamo venuti mo qua, dobbiamo fare le scale, scende e rientra dentro la casa, cioè rientra nella parte principale. E mi sa che quello ci serve a noi, sta tutta a sinistra. Dove si fa la cosa con l'orologio? No, c'eri già vicino alla scala. Le inquadrature che mi fregano. Questa purtroppo è vecchia. Allora, qua che c'era? Non è che è questa? Non è che è questa? Mi sta tanto di sé. O era la porta con l'acqua questa qua, dove c'è stava stemma dell'acqua? No. Eh sì. Prova. È quella con stemma dell'acqua. Chiusa, acqua. Simbolo dell'acqua. Non è qua allora. Vabbè, mo se ricordiamo, ci siamo venuti, quindi la prossima volta se ricordiamo che è qua. Quando prendiamo la chiave. No, scendi. Ah sì, sennò ritorniamo indietro, sì, scusa, mi sta sbagliando. Forza ti apri e chiudi queste porte. Vedi la differenza di Resident Evil 0 e 1 rispetto agli altri. Mm-hmm. Allora, noi dobbiamo andare. Vai dritto di qua. Devo andare a rivedere quelle porte che abbiamo tralasciato le prime qua. Lungo il corridoio dall'altra parte. Abbiamo fatte proprio le prime porte. Senza entrare qua dentro. Queste mi sa. Ma in mondo c'erano altre stanze. Mi sembra di no. Mo vediamo. No. Ok, entra qua da. Però non mi sembra che è qua. No, qua c'erano soltanto i corvi e basta. Sì, qua no. Quindi devo entrare per forza. O al primo piano giù. A sinistra è qua, andiamo. Sì, qua ci vorrebbe sta qualcosa.
Forse è qua dentro, eh. Oh, mortacci quel coso! Ma ah. Muore sto coso? Mi sto per morire, eh? Ma che si gonfia? Ah, ok, ormai... Ah, morì tutti e due, comunque. No, la piantina, che cazzo, pericolo, quella se sta a morire. Che sabbia? Ah, qua resta una piantina. Oh, che cazzo è? La piattola. Aspetta, aspetta, chi è che sta più in pericolo, lei? Gli faccio mangiare la piantina almeno, no? Dice attenzione, ma dopo via l'altra roba. Vabbè, siamo venuti a morire qua, insomma. O almeno che ne la combinavo, ma ormai. Vabbè. Tanta roba è curarsi, c'ha emo. Sto stronzo. Figlia da quella rossa. Non sa magna. Ah, ma c'ha emo quelle rosse. La piattola. Non tanto vado qua. Certo che se moro mo. No, ecco, sono rientrato nel ladrio, meno male. Oh, ma la mangio. No. Perché no? Combinala. Fai poco e niente così. Combinala con la rossa. A me cosa un attimo... troia. Aspetta, lascia a lui, eh. No, aspetta, questi no, se no mi mischia. Ma che cazzo? Ah, scambia tutto. Ok, sì. Non c'hai altre piante qua, Mario? Oh, sì. Te l'ho detto prima. Qua. Eccola qua, c'è. Cioè. Via rossa. Ok, combina. Via. Ok, ma vai nell'altra stanza, quella a destra, che c'è una pianta rossa. Qua. Sì. Tu ti ricordi c'è quella rossa qua? Proprio appena entri dentro. Ma c'è stanno spray. Ah, c'è sta pure quella rossa. Aspetta, quella rossa c'è, aspetta. Aspetta, 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 vado con lui. Ok. Muri torno dentro. E mischio una verde e me curo e poi salvamo e... Voglio portare. Vai di nuovo per la stanza. Aspetta, ma che non posso portare cose. Ok, via la piantina. Sì. Combiniamola. Oh. Billy non può farlo. Ma davvero? Ah, ok, perché c'è lei la cassetta, la borsetta per fare, capì? E come augura a lui, scusa, eh? Vai, fai così. Vai, trasferisci a lei. Ah, ok, lei sì, sì, muove passi i fucili così cambia, della. Sì, aspetta, aspetta, cambia, aspetta, aspetta. Buono, buono, buono.
piave direttamente dalla piantina verde con aspetta Mario no combi bene e poi scambi ok che cazzo ho fatto mi sono mangiato porco dingo mi sono mangiato il virus la pozione del veleno mi sono sbagliato vabbè dai pazienza si rifà devo fare ma la sono mangiata per sbaglio allora mi pio il coso e salva perché comincia a arrivare un po' la stanchezza oh, piglia, piglia sti cazzi di piglia questo vai a prendere pure gli altri d'inchiostri e ne fai uno solo così hai spazio libero ok di modo da salvare ma ok perché se poco poco si ingrippa il gioco abbiamo perso un sacco di tempo ok salvataggio completato. Ma Bill ti fa cambiare pure i costumi? Non credo perché lui non c'ha cosa vedi c'ha solo quello invece lei c'ha proprio la cassetta la valigetta per cambiarsi ok ragazzi per questa sera è tutto terminiamo qui la live abbiamo fatto un bel po' infatti per fortuna siamo riusciti a salvare perché se poco poco cresciava il gioco eravamo rovinati dovevamo rifare tutto da capo perlomeno una bella parte quindi ragazzi per questa sera è tutto ci vediamo prossimamente vi ringrazio di aver visto la live e prossimamente in questi giorni continueremo il gioco fino alla fine giusto Mario? Buona serata ragazzi, buona serata, certo bro, certo. Ci vediamo prossimamente. Sì, no, no, il gioco, ecco, certo, è più lento degli altri Resident Evil, quelli più attuali, però alla fine è sempre bello rifarlo, per noi poi che siamo appassionati è sempre un piacere, quindi ragazzi, alla prossima, ciao! Buonanotte.